chi vuole guardare lontano e stringendo in mano il proprio pezzo di destino a pugno stretto. Lo vive su uno sfondo che non cambia neanche se lo prende a calci in culo il tempo. C'è chi lo chiama la cura dei mali, chi li affida agli affari, chi gioca con tali frasi banali, ma starci dentro è dura. A volte eclissato come la luna, a volte a testa alta oltre la propria statura. Tra le cose sbagliate quelle riuscite, tra le cose lasciate quelle finite, c'è sempre un ma, un forse, una serie di porte aperte ed altre chiuse. C'è chi si perde dietro le scuse che fanno da decori come pezzi a colori, a coprire i buchi lasciati dei propri errori. Quelli che dicono di non guardarsi indietro sono i tanti, ma io lo faccio per capire come andare avanti. Un altro giorno, un altro mese, un altro anno, mi guardo indietro per capire come andare avanti. Un altro giorno, un altro mese, un altro anno, mi guardo indietro per capire come andare avanti. Un altro giorno, un altro mese, un altro anno, mi guardo indietro per capire come andare avanti. Un altro giorno, un altro mese, un altro anno, mi guardo indietro per capire, capire. Sono le mani di chi darebbe tutto, quelle stesse mani che da piccolo mi hanno accarezzato. Sentire a pelle quel contatto, sentire quanto pesa chi vorrebbe non può darti tanto quanto basta, che poi diventa la forza per mettere in gioco la propria pasta. Tocca imparare in fretta a capire se chi ti è dietro ti aiuta o ti vuole solo fregare. A volte è come puntare sulla quaterna secca, la ruota gira e la fortuna che ci azzecca. Tu sei solo il risultato finale di un'equazione della quale puoi comunque cambiare la posizione dei fattori. Il risultato varia nel momento in cui decidi di portare avanti i tuoi valori. Scegliere tra giusto e sbagliato è un contenzioso che qualcuno segna con inchiostro rosso. Un altro giorno, un altro mese, un altro anno, mi guardo indietro per capire come andare avanti. Un altro giorno, un altro mese, un altro anno, mi guardo indietro per capire come andare avanti. Un altro giorno, un altro mese, un altro anno, mi guardo indietro per capire come andare avanti. Un altro giorno, un altro mese, un altro anno, mi guardo indietro per capire, capire. Sono chi, come è stato e chi ha imparato che una bravata è un conto e una stronzata è un altro. In ogni modo, un atto dovuto subito, che ad ogni modo fa testo un conto pagato. Finché sei un toro che lotta dentro un'arena, finché la vita mette a dura prova la tua schiena, finché c'è chi si guarda in uno specchio di carta pesta e all'occorrenza mostra una faccia diversa. La penna parla coi fogli, cancella gli sbagli di una vita trascorsa all'attacco quanto ai ripari, con la certezza che non si diventa più grandi solo quando si compiono gli anni. Un altro giorno, un altro mese, un altro anno, mi guardo indietro per capire come andare avanti. Un altro giorno, un altro mese, un altro anno, mi guardo indietro per capire come andare avanti. Un altro giorno, un altro mese, un altro anno, mi guardo indietro per capire come andare avanti. Un altro giorno, un altro mese, un altro anno,